genetica nella medicina quantistica. La medicina quantistica è la medicina sicuramente del XXI secolo. Allora, io non utilizzerò le slide perché ho detto, io penso di essere molto più diretto e poi tra poco faremo la scuola di formazione, vedrete un sacco di belle cose che sto preparando e a questo punto riuscirete a capire veramente la medicina quantistica. Ma a questo punto, per le persone che mi stanno ad ascoltare, ma quando Einstein nel 1905 ha tirato fuori la famosa formula energia uguale a massa per la velocità della luce al quadrato? E a questo punto uno dice, ma cosa vuol dire quella formula lì? Vuol dire una cosa importante, che ha stravolto la fisica classica, stravolta. Perché l'ha stravolta? Perché la massa per la velocità al quadrato. Dimentichiamoci la velocità al quadrato. Cosa vuol dire? Vuol dire che la massa è una forma di energia e l'energia è una forma di massa. Ecco cosa vuol dire. Ma voi capite bene cos'è il concetto? Perché per noi fisici di quel tempo là, la massa è legata al peso di questa penna che io in mano. Se io lascio la mano, la penna cade, certo. La massa quindi è legata al peso della penna. Einstein introduce un concetto stravolgente. Vi dico che è talmente stravolgente che quando lui, nella sua università, ha fatto la lezione ai docenti universitari, lui ha rischiato di essere cacciato dall'università, espulso, perché per i fisici, ovviamente, la massa è legata al peso. Eccolo qua. Ma lui ha preso anche il Nobel. Qualche decennio dopo lui ha preso il Nobel e quindi ha introdotto questa nuova fisica che si chiama fisica quantistica. Allora io faccio una considerazione, adesso faccio un po' il medico. La mia collega ha fatto vedere un sacco di bei grafici stupendi. Carissima, ma hai fatto un piacere a fare queste cose qua. E soprattutto le cose che hai detto. Perché? Perché adesso io vi faccio un ragionamento. Ma il nostro corpo è formato da masse, sì o no? Certo. Ma quelle masse lì, da che cosa sono formate a loro volta? Dalle cellule, certo. E addirittura se io voglio andare sotto la cellula, la divido ancora. Dentro la cellula c'è un sacco di belle cose, compreso ovviamente il nucleo della cellula, il DNA. E visto che l'altro giorno ho parlato dell'importanza dei mitocondri, e i mitocondri, ad esempio, col proprio DNA. Ah, allora io posso vedere l'organismo umano come una successione di organi correlati tra di loro e che oscillano come tutto ciò che vive oscilla. E con che frequenza oscilla? La caratteristica dell'oscillazione, badate bene, questa che vi sto facendo vedere, è la frequenza. Sì, ci sono altri parametri importanti, per carità. La mia collega ha parlato di ampiezza, ha parlato di segnali coerenti, ha parlato di segnali incoerenti, tutta roba mia questa. Meraviglioso che lo dica un'altra dottoressa, brava. Ma meraviglioso che l'abbia detto qualcun altro e non il solito Spaggiari. Ma l'oscillazione degli organi è un'oscillazione talmente bassa che ciascuno di noi, se facesse un'analisi profonda del comportamento dei suoi organi,
chiaramente dice che gli organi non si muovono, non oscillano, no? Certo. Ma Einstein ha detto un po' di cose diverse anche. Questa è la cosa principale, ma ci sono altre due cose importanti. È che noi medici dovremmo in effetti stare attenti. Perché? Perché Einstein non solo ha detto massa, energia, energia, massa, ma ha detto anche che se io studio e voglio studiare un corpo e lo estrapolo dal suo contesto, pensa al medico, pensa al fegato, io posso estrapolarlo dall'intero sistema, ma secondo Einstein neanche per sogno. Ma perché neanche per sogno, scusa? Io potrei studiarmelo, lo tiro fuori, lo analizzo in tutti i suoi dettagli. No, non puoi studiarlo perché non tieni conto delle interazioni che gli altri, altre masse, altri organi danno su quell'organo lì. Quindi l'interazione è fondamentale, non possiamo non tenerne conto. E poi l'ultima cosa importante, mi sono portato un bicchiere. Questo bicchiere è vuoto. Ha parlato del vuoto lui. Ah, ma per noi il vuoto, per i fisici prima di Einstein, quindi parlo fine dell'Ottocento, inizio del Novecento, il vuoto era l'assenza di materia. Toh, questo bicchiere è vuoto perché non c'è dentro un tubo. Ma Einstein ha detto: no, guarda che voi pensate male. Il vuoto non è assenza di massa, di presenza di massa. No, il vuoto è un generatore di energia. Ovvero dal vuoto nasce energia. Faccio un esempio più bello che mi viene in mente e che uso molto spesso. Facciamo l'esempio che per i fisici vecchi di quel prima di Einstein, il vuoto era una notte nera che più nera non si può. Andavi a sbattere da tutte le parti. E invece per Einstein è una notte nera che più nera non si può, ma con dei flash di luce. Flash di luce, ovvero fotoni, ma i fotoni o quanti di energia, che è esattamente la stessa cosa, lo dice la parola, ho detto quanti di energia. Allora vuol dire che dal vuoto nasce energia. Caspita, ma questa è una cosa pazzesca, importante, straimportante. Perché? Perché se noi, questo, anche questo io lo sottolineo con molta enfasi, noi potremmo distruggere il mondo, aiuto, potremmo anche arrivare, sì, certo. Ma se non faremo, non saremo così incoscienti, la vita continuerà. Perché? È perché dal vuoto nasce energia. E l'energia è quello che ti dà la vita. Ecco. Allora, sono tre i principi fondamentali. Quello più importante è che lo sanno anche i sassi ormai. Energia, massa, massa, energia. Oh, ma allora, prima di arrivare ad una considerazione, però voglio farvi questo. Ma allora, noi medici siamo ormai pronti a dire che c'è un cambio di paradigma? Ovvero, noi siamo abituati a ragionare col nostro cervello come tutto ciò che avviene nell'organismo è legato alle masse. Ma è vero questo? Non è che mi incavolo. È vero. Ma noi siamo pronti a cambiare il paradigma dicendo: oi amici, attenzione, bene le masse, bene i legami che esistono. Bene le reazioni biochimiche che ci sono, ma ci sono le energie in gioco. Il nostro cervello riesce oggi a fare questo salto e dire che a questo punto dobbiamo vedere il corpo come insieme di segnali
Burgio ha parlato di informazione, ha parlato, ma questa è roba nostra. È entrato anche lui nella biofisica, informazione, energia, campo di energia, informazione. Ma noi siamo pronti? La grande domanda è questa, siamo pronti? Io certo che lo sono pronto. Quanti dei medici sono pronti? Io penso tanti oggi. Poi arriveremo anche all'S Drive in fondo, alla conclusione. Bene, ma c'è stato un altro grande fisico che ha detto una cosa incredibile che ci tengo anche qui a precisare. Guardate, tra le mie mani io prendo il fegato, è l'organo che sempre utilizzo. Per essere più moderno potrei cambiare il pancreas, potrei prendere il rene, potrei. No, ma facciamo il fegato. Bene, quel fisico mi ha detto, ci ha detto, ma facciamo uno sforzo insieme tra di noi, seguite il mio ragionamento. Massa fegato, ovviamente. E quindi energia fegato, ovviamente. Ma se io a questo punto facessi uno sforzo e dicessi che questa massa la comprimo, la comprimo, la comprimo fino a identificare la massa del fegato in un punto, che lui ha chiamato nucleone. Allora che cos'è il nucleone? È la massa concentrata in un punto. Bene, e lui da fisico e quindi da matematico ha detto, beh, supponiamo che quel punto lì abbia come valore 1. Quindi cos'è l'1? La massa concentrata del fegato vale 1. Bene. Tu hai concentrato la massa in un punto. E quello che c'hai in mano è energia. Ah, energia, ma l'aveva già detto forse Einstein, ma aveva detto massa e energia. No, ma lui l'ha precisata ancora meglio. Ha detto. Se vale 1 la massa concentrata, vale 1, guardate, segno 1, quanto è il resto rappresentato dal fegato che io ho in mezzo alle mie due mani? Ve lo dico io, è circa 1 miliardo di volte. Cosa? 1 miliardo di volte. Caspita. Allora io faccio il medico e continuo a visitare giustamente, e non so per quanto giustamente, e come mi hanno insegnato, come mi hanno insegnato i miei professori universitari, faccio la semiotica, faccio la patologia, passo dalla patologia generale alla patologia medica, ho tutte queste informazioni, ma quante informazioni perdiamo? Perché se io continuo a guardare la massa, continuiamo tutti a guardare la massa e dimentichiamo l'energia. Ma l'energia sottesa a quella massa vale circa 1 miliardo di volte. 1 miliardo di volte. Uno con 9 zeri vicino. 1 miliardo. Allora io continuo a fare il medico classico. Continuo a toccare le masse. Continuo a valutare le masse. Faccio fare l'ecografia. Massa. Faccio la TAC, massa. Faccio la risonanza magnetica, vado a vedere la conformazione delle masse. Ma allora questo non va bene, non va più bene. Perché? Perché se io potessi avere la possibilità di esaminare l'energia sottesa a quella massa lì, io avrei 1 miliardo di informazioni in più. E questo fisico cosa ha detto? Oh, guardate che il rapporto tra la massa e l'energia è una costante naturale. Quindi io prendo il fegato, ma se ti prendo il pancreas vale allo stesso modo. Se ti prendo il rene vale allo stesso modo. Se prendo la C1, che è questa vertebra, la prima, o ti prendo la L5, che è qui sotto, o la S1, la S2, la S3, sono masse diverse. Sono strutture diverse, hanno comportamenti diversi.
hanno masse diverse, hanno energie diverse. Certo. Ah, ma allora vedete che c'è veramente una trasformazione. Quando io divento un pochettino aggressivo, perché ci sono tutte queste valutazioni che sto facendo. Ma ho detto, sono contento che a questo punto molti dei colleghi che parlano in questi contesti cominciano ad orecchiare questi concetti. Certo, noi diventiamo quasi come gocce d'acqua. Siamo costretti a far cadere con una certa frequenza questi concetti perché finalmente entrano dentro la testa. Allora a questo punto i nostri neuroni cominceranno a capire che al di là della conoscenza delle masse, del comportamento delle masse, dobbiamo cambiare un po' il paradigma e arrivare al comportamento delle energie. Ma d'altra parte devo dire una cosa, che il mio amico medico ha parlato di risonanza, ma qual è il concetto fondamentale della medicina quantistica se non la risonanza? Ma cos'è la risonanza? Perché io lo so a menadito, ma per gli altri risonanza. Ma cos'è risonanza? Io faccio l'esempio della radio, che è sempre molto bello, perché se io accendo la radio e si dice dal punto di vista fisico sintonizzo, quindi vario la manopola e voglio sentire una radio, non so, radiogamma ad esempio, la radio prende radiogamma. Ma dov'è la radiogamma? Vuol dire che la radiogramma è qui dentro, è in questo ambiente. Vuol dire che la radiogramma è rappresentata da una onda la cui frequenza è quella tipica di radiogramma. E la mia radio cosa ha fatto? È andata a prendermela. Volevi radiogramma? Ecco, mi sono sintonizzato su radiogramma. Ma se io giro la sintonia, e mi prende Radio Milano International. Guarda che cultura ho sulle radio io. Ma vuol dire allora che qui dentro c'è anche la frequenza di radio, c'è un'onda elettromagnetica che guarda caso alla frequenza di Radio Milano International. Ma cavolo, ma che cavolo di frequenza che ci sono qui dentro? Ma tu le senti? Ma voi le sentite? Ma manco col cavolo. Ma perché non le sentite? È perché probabilmente i nostri sistemi, che sono rappresentati da tutti gli organi, non sono in grado di risuonare su quelle frequenze, mentre la mia radiolina deve avere dentro una roba, che poi io spiegherò molto bene, ma non certo adesso, in grado di risuonare su quelle frequenze. Ah, caspiterina. Allora, io non sento, ma sicuramente attraverso un meccanismo che io ho chiamato circuito risonante, potrei, condizionale, potrei ricevere anch'io queste frequenze. E allora faccio il medico. Ma scusa, il DNA della cellula. DNA della cellula, l'avrete visto un sacco di volte, ve l'hanno fatto vedere tutti, una doppia elica in cui una parte dell'elica e l'altra sono collegate con delle proteine. Ma quel circuito lì, fate un atto di fede. Credete a un fisico che fa anche il medico, quindi si è laureato in medicina? Oh! Ma quel circuito lì è equivalente al circuito risonante. Risonante? Ma vuol dire allora che è un circuito pari a quello che c'è dentro la radiolina? Sì, ho voluto dire questo, ho voluto dire proprio questo. Il mio, il vostro, il nostro DNA non è altro che un circuito risuonante. Ma guardate che se è un circuito in grado di risuonare captando delle frequenze, vuol dire che è in grado di emetterle.
emette, allora il DNA emette frequenze? Certo che emette frequenze. Ma allora vuoi dire che il concetto mio, che le cellule comunicano attraverso quello che ci hanno sempre insegnato, attraverso delle reazioni, avrete sicuramente sentito delle bellissime lezioni di biochimica, senz'altro l'avete sentito nel corso di questa lunga trasmissione che abbiamo fatto. Oh, ma io dico un'altra cosa, l'altra parte. Vuoi dire che allora le cellule, secondo te, emettono segnali per cui tutte le cellule ricevono e a cascata c'è una specie di armonia? Sì, ho voluto dire questo. Vuol dire che le cellule, al di là di tutte le reazioni, che poi io vi spiegherò, l'ho già spiegato, in una trasmissione precedente, l'ho già spiegato. Ma quando faremo il corso entrerò incredibilmente nel dettaglio per farvi capire fino in fondo che io ho ragione. Non io ho ragione perché voglio avere ragione, perché in effetti è l'altra faccia della stessa medaglia. E questo diventa di fondamentale importanza. Perché io ho fatto tutto questo? Perché penso che la sintonizzazione delle frequenze permette a noi mortali di poter avere quello che tu vuoi avere. Mi è piaciuta la relazione della dottoressa, certo mi è piaciuta, perché ha fatto vedere come ha parlato bene di tutta la parte epigenetica, ha fatto vedere che in effetti l'uomo viene al centro ruota tutto un sistema complesso, ma che è fatto da n variabili, n variabili. E tu come fai a identificare le n variabili? Perché non sono soltanto le variabili legate al comportamento delle masse, così come la medicina classica continua a dire. No! A tutto il resto! E tutto il resto vuol dire alimentazione? Sì, signore. Inquinamento, ambiente? Sì, signore. Stress? Ne ha parlato lungamente? Sì, signore. Gioia? Sì, signore. Dolori? Sì, signore. Tu vivi dentro una società e questa società sei un attore, sei un interprete o sei uno che subisce? Come in questo caso col coronavirus. Siamo tutti in casa. Ha fatto vedere come cambiano gli atteggiamenti, i comportamenti. Siamo in pandemia, certo. Tutti dentro. Tutti limitati, tutti controllati, tutti con imposizioni di regole ferree. Qualcuno può dire, beh, ma è giusto, eh? È perché sennò la pandemia si espande ancora di più, aumentano di più i morti, aumentano più le persone che vengono interessate da questo fenomeno. Giusto. Ma come cambia però? Come siamo cambiati? Facciamo un esame epigenetico adesso. Facciamolo. E come facciamo a farlo? Forse è questo l'interessante. Perché in tutto il mio discorso io ho parlato di circuiti risonanti, ma non è che prendiamo ciascuno di noi che ovviamente oscilla, risuona con tutti i suoi apparati e lo mettiamo al centro di qualche cosa. No, basta qualche elemento che è caratteristico del nostro corpo, della nostra psiche, del nostro star bene o del nostro non star bene. E qual è l'elemento facile? Oh, il cappello. Io voglio ricordare, lo ricordo sempre, che
Nella mia lunga carriera di direttore generale dei più importanti ospedali lombardi, si era posto il problema di dire, va bene, ma per sapere se quello lì, con la magistratura, con le autorità, i carabinieri, la polizia, ma come facciamo a sapere se quello lì che prendiamo è drogato o non drogato? L'esame dell'urina era l'esame più bello. Ma l'esame dell'urina non puoi farglielo fare, perché se quello dice non mi scappa, non è che Ma c'è un catetere, non è possibile. Ma se tu gli strappi due cappelli, tre cappelli, a questo punto attraverso l'esame del capello riuscivamo a stabilire se a questo punto quello lì era drogato e di che cosa era drogato. Ah, ma allora noi potremmo, forse tutto quello che ci è stato brillantemente illustrato, potremmo avere un circuito, aspetta, vediamo, ragioniamo insieme, potremmo avere un circuito risonante che è in grado di recepire gli elementi caratteristici del cappello, ma perché il cappello cosa fa? Emette una gamma di frequenze, si chiama dal punto di vista fisico uno spettro di frequenze. E lo spettro di frequenze, badate bene, è uno spettro che vi faccio vedere col dito com'è. Sull'asse X metterò le frequenze e sull'asse Y metterò le ampiezze. E a questo punto che fai? Il circuito risonante è in grado di risuonare, ovvero recepire quello spettro di frequenza. E se è in grado di recepire quello spettro di frequenza, io sarò in grado di trasformare questo segnale che, come vedete, il mio dito continua a muoversi, quindi si chiama segnale analogico. Posso prendere questo segnale analogico, codificarlo per punti, e allora una volta che io codifico per punti, riesco a memorizzarlo nel vostro computer. E di lì, via internet, lo posso mandare dall'altra parte del mondo. E di là cosa ci deve essere? Ah, di là ci sarà un sistema ovviamente in grado di ricevere, quindi via internet io decodifico il segnale, lo confronto con una miriade di segnali che ho dentro nel computer. Vi ho detto che ogni organo, ogni cellula, ogni apparato oscilla, quindi è caratterizzato con una frequenza, e io confronterò lo spettro che ricevo con tutti i segnali che sono immagazzinati in questo grande centro di elaborazione dati, e a questo punto, in 15 minuti, riuscirò a mandarti una serie di informazioni pazzesche. Perché? Sono 35 pagine, eh? Non è che ti fa uno schemino. E questo cosa servirà al medico? E qui devo essere preciso, come sempre dico, alle domande che si fanno. Ma allora, scusa, se mi arriva questo malloppo di 35 pagine, vuol dire che fai una diagnosi automatica? No? No? Perché no? È perché tutte le analisi che noi facciamo, noi clinici facciamo, le facciamo come supporto alla conoscenza che io devo avere di quell'individuo, perché quell'individuo viene da me, perché si fida di me. E quindi io devo valutare tutti gli aspetti che sono dati da una serie di esami importanti, tra i quali io metto anche questo nuovo sistema che mi dà un sacco di belle informazioni, ma le dà a me e sono io che devo fare sintesi e
E sono io che devo metterlo in un quadro molto più generale insieme agli esami classici. Ecco cosa deve fare. Quindi è un fondamentale strumento di supporto alla mia decisione, alla mia diagnosi. E allora voi capite bene che qui si apre davvero. Siamo partiti dai concetti di medicina quantistica che come base hanno il sistema di risonanza e siamo arrivati a dimostrare un'applicazione di circuiti di risonanza per dare delle informazioni che diventano di fondamentale importanza. E qui io vi devo dire che ci sono molte medicine, ma perché usi molte medicine? È sbagliata la terminologia. La medicina è una. Ma se io penso che i nostri colleghi cinesi utilizzano, cosa che io ho visto andando in Cina per ben 5 volte, utilizzano l'agopuntura. Ah, l'agomutura. E cos'è l'agomutura? E loro l'hanno definita una medicina energetica. Ma se io vado in India, cosa che non sono ancora andato e ci andrò, si parla di medicina ayurvedica. E lì che cosa dicono? Ah, una medicina energetica. Ma se io vado da altre parti del mondo, in cui ti suonano delle trombe, e emettono suoni e mi dicono, ma questa qui è una forma di energia, di medicina energetica. Ma la medicina non è una, è una la medicina. E allora questo cosa vuol dire? Vuol dire che probabilmente noi siamo, detto, abituati a ragionare, e giustamente anche, sulla base dell'insegnamento che ci è stato dato. Ma siccome la medicina è una, e gli altri utilizzano quelle definite altre medicine, ma quale altre medicine? La medicina, loro. Allora io faccio uno sforzo e dico, bene, allora allarghiamo la conoscenza. È semplicemente una medicina quella occidentale oppure ci sono delle medicine orientali? Sbagliato. Perché vuol dire che la mia conoscenza, che per ora è così, può essere allargata così e può essere allargata così. Ecco allora il bello della parte della scienza. La scienza non può essere vincolata alla conoscenza, perché ci sono n conoscenze che arrivano da altre parti, da altre discipline, da altre scienze che, guarda caso, possono essere integrate e devono essere integrate nella medicina occidentale. E allora io penso che noi abbiamo fatto un grande salto di qualità. Abbiamo avuto la possibilità, come è stato più volte dimostrato dagli altri, di utilizzare un sistema che può essere un valido aiuto al supporto della conoscenza, per rimettere, come diceva la mia collega, l'uomo al centro. E qui permettetemi, mi viene quasi da ridere, perché tutti, guardate, tutti mettono l'uomo al centro e poi si dimenticano veramente, a parole dicono che lo mettono. Poi nella sostanza pochi lo mettono e noi pensiamo di essere tra i pochi. Grande.